Io fin da bambino mi chiedevo, ma le 10 piaghe d'Egitto, come mai i faraoni, come mai gli egiziani non hanno visto, non hanno capite? Ora lo capisco, ora ho la risposta. Perché non basta che le cose accadano, anche le più drammatiche. Bisogna che la coscienza delle persone sia capace di vederle e di registrarle. Per esempio, che ci siano molte miocarditi, molte morti, molte gravi conseguenze per le persone vaccinate. Insomma, i giornali non lo dicono, ma tutti noi abbiamo amici, conoscenti, parenti che ce ne hanno parlato. Ma fare 2 più 2, ma fare 2 più 2, cioè tu hai un conoscente che soffre improvvisamente a disturbi cardiaci importanti, no? E ha appena fatto la terza dose. Ma lui stesso, no, previene la tua eventuale domanda dicendo sì, ma non c'entra mica, no, non c'entra. Quanti amici morti che ho? Dissonanza cognitiva, quando la realtà è troppo brutta, troppo angosciosa, perché ammettere di aver acconsentito a farsi inoculare una cosa Marchio che della bestia. tra le altre cose, c'è una dimensione spirituale che ci crede, no? Marchio della bestia religiosa, non potranno né vendere né comprare, lo dice il libro dell'Apocalisse. Oltre al fatto che sono realizzati con linee cellulari di embrioni, feti appositamente fatti abortire, il dottor Montanari e la dottoressa De Mari spiegano come. Cioè, questo esserino che ha già tutti gli organi formati, gli organi vengono Da espiantati, no? vivo. Ovviamente senza nessuna forma di anestesia, e non soltanto uccidendolo, ma causandogli sofferenze inimmaginabili. Provate a immaginare come se una persona arriva a strapparsero gli organi, no? Con la differenza che un embrione ha una sensibilità ancora maggiore al dolore. Lasciamo stare, no? Facciamo finta di mettere da parte tutto questo aspetto qui, ma c'è tutto l'aspetto che riguarda la nostra salute. Allora, dover ammettere, questo è solo un esempio, no? Quello del vaccino, del falso vaccino, quello che ci fanno chiamare vaccino, ma vaccino Marchio della non bestia. è solo un esempio, potremmo fare tanti altri esempi. Chi l'ha fatto, no? Specialmente se ne ha fatte fidandosi, no? E senza rendersi conto che veniva continuamente ingannato, perché quando mai hanno detto che ci volevano parecchi ripiani? No, hanno detto un anno fa, fate una puntolina e poi siete a posto, tornate alla vostra vita di prima, ci col cavolo, poi la seconda. Poi la terza e adesso è addirittura d'arrivo la quarta. Ma come dire, ammettere di aver fatto una cosa sbagliata e dannosa per la propria salute provoca una sindrome di angoscia pazzesca. Quindi vediamo che molto spesso proprio queste persone non solo non vogliono assolutamente fare 2 più 2, cioè se hanno dei disturbi gravi che prima non avevano, non vogliono attribuirli. Quindi perfino se sono colpiti in prima persona o nei loro cari, nei loro affetti più immediati o nella cerchia delle loro amicizie, ma a maggior ragione se questa cosa, come dire, viene presentata come inesistente, perché i media non ne parlano, i dottori dicono che non c'è nessuna correlazione, no? I bravi dottori di prima che ci hanno consigliato di farlo, anche loro, come possono, dopo averci consigliato di farlo, dire beh sì, forse, ma possono dirlo, no? Si sputtanerebbero completamente. E quindi ecco che la menzogna, ricordate cosa abbiamo detto prima, che verità, bontà e bellezza vanno insieme, sono tre facce di una stessa cosa. Quindi questa è una gigantesca menzogna, il colpo di Stato mondiale, così bisogna chiamarlo perché questo è, il colpo di Stato mondiale in atto, che poi in alcuni paesi si realizza in maniera più brutale, vedi Trudeau in Canada, o anche l'Australia, o anche la nostra cara Italia. E in altri apparentemente in forma più soft, questo dipende dal fatto se al governo ci sono direttamente gli uomini del potere finanziario oppure ci sono dei politici che comunque stanno facendo buon viso, no? Il minimo che si possa dire a cattivo gioco, se non peggio, se non peggio, cioè che sono più interessati anche loro. Però di questo si tratta. Allora, in questo quadro complessivo, noi dobbiamo capire che non è soltanto una battaglia che si gioca per la nostra libertà, per i nostri diritti, perché se noi ci vediamo solo su questo piano, primo, ora come ora, anche se abbiamo tutte le ragioni del mondo di far notare che la Costituzione viene calpestata, che i nostri diritti più elementari sono ridotti a carta straccia, ma chi ci ascolta, chi ci dà ragione, chi ci difende, chi prende le nostre parti?
sia politicamente, in Parlamento nessuno, la sinistra e la destra, nessuno che rappresenti questa parte di popolo italiano, che poi in realtà non è solo quello di quelli che non hanno voluto farsi inoculare il siero, no? Magari perdendo il lavoro e lo stipendio, e dovendo chiudere il riscaldamento in pieno inverno, perché io conosco persone che sono ridotte così, hanno anche un mutuo da pagare, ma tutti quelli che l'hanno fatto perché praticamente obbligati. Una famigliola di quattro persone, papà e mamma che devono spendere 350 euro al mese di tamponi, per esempio, col mutuo da pagare, per esempio. Quindi in realtà parliamo di una bella fetta di popolazione, no? Tra quelli che hanno capito l'inganno o lo hanno subodorato fin dall'inizio, quelli che sono stati letteralmente costretti e quelli che pur avendolo fatto poi si sono pentiti di averlo fatto, perché ci sono anche quelli, non sono pochi. Alla fine sono parecchi milioni di persone, ma noi in questo momento da chi queste persone da chi sono rappresentate? Allora, politicamente non c'è, ora come ora, nessuno che ci rappresenti. Ideologicamente, culturalmente, filosoficamente, peggio che peggio. Non so se avete sentito i grandi guru del pensiero. Allora, Galimberti ha detto che chi non crede a questa cosa è un povero pazzo che andrebbe curato, dovrebbero fargli il DSE. Cacciari, sembrava aver avuto un momento di insufficienza, poi ha fatto marcia indietro dicendo che comunque dura lex, sedere lex, no? Cioè la legge, anche se è sbagliata, anche se è cattiva, va rispettata, citando addirittura Socrate, dimenticandosi un piccolo particolare che la legge è fatta per l'uomo, non l'uomo per la legge. Quindi se una legge è non solo sbagliata, ma anche pericolosa e lesiva dei diritti fondamentali, no che non va obbedita, no che non va rispettata. Ma stiamo scherzando. È esattamente la stessa risposta che avrebbero potuto dare gli abitanti di una cittadina tedesca, no, negli anni 30, no, interrogati, ma perché voi avete lasciato, no, che i nazisti facessero tutto quello che hanno fatto? Perché era la legge, infatti questa è stata anche l'argomentazione, no? Di processati di Norimberga. Quindi la Chiesa peggio ancora, perché c'è questa infinita tristezza, sì, infinita amarezza, no? Dei veri cattolici che non sanno più dove sbattere la testa, perché entrare in una chiesa oggi, ammesso che ci si riesca, perché non dimentichiamo il piccolo dettaglio che ci hanno tolto il Natale, la Pasqua, no? Del primo anno, no? Dell'era Covid, poi a determinate condizioni, cioè con la mucchina al posto dell'acqua santa, esatto, esatto, esatto. Come fai per prendere la mucchia da uno marchiato che è suffibitato? La misericordia di Bergoglio che dice che vaccinarsi è un atto di amore, non è un dovere morale, perché è un e quindi anche qui disastro totale, esatto, perché ci sono milioni di anime smarrite che non sanno più dove rivolgersi, no? Vanno dentro una chiesa per trovare conforto spirituale e escono più abbattute, più amareggiate, più di prima, con un'immensa tristezza nell'anima. Perciò mi vengono i brividi, no? Cattolico, sì, ma mettiamoci d'accordo cosa vuol dire. Perché questo nome, di questo marchio, di questo copyright, si sono impadronite delle persone, no? Un po' alla volta, che hanno completamente cambiato la dottrina, la morale, per cui queste chiese decorate con i festoni di colori arcobaleno, con questi preti rock che cantano le canzoni di Sanremo, capite, non ha più nulla a che fare con il cattolicesimo. Però il trucco è che loro si chiamano ancora, anzi più che mai, Chiesa Cattolica, e quindi il loro obiettivo è buttare fuori i veri cattolici, no? Fare in modo che se ne vadano. Loro non vogliono la loro furbizia, la loro astuzia, no? Perché questa era la strategia massonica, di infiltrarsi dall'interno, così hanno fatto in tutti gli ambiti della società civile, così hanno fatto anche con la Chiesa. E per cui alla fine loro, sfruttando questa parola, si sono impadroniti anche del concetto e dell'istituzione, e con quei relativi, stiamo parlando anche di un'istituzione che ha dei denari e non pochi.
ma sta usando per una ragione, ecco, forse così, per una ragione sociale che è completamente diversa, perché i grandi santi si rivoltano nella tomba, veramente quello che stanno facendo questi signori qui, no? E il resto in vita sono stati perseguitati, no? L'ultimo grande santo, uno dei più grandi del Novecento, San Pio da Pietrelcina, cosa ne hanno fatto passare questi signori, no? Della Chiesa conciliare, da quando è stato eletto il Papa Buono, il 23esimo, lì è cominciata la fase più cattiva, perché questi sono veramente cattivi, Io ne so qualcosa, mi sono preso due querele e una condanna tra questi signori, no. Questi monsignori, misericordiosi, teologi, cattolici, no? Che vestono l'abito da prete, loro hanno sempre sulla bocca la misericordia, l'inclusione, l'accoglienza, la solidarietà, ma solo verso gli altri, i nemici di sempre, chiamiamoli col loro nome, perché la massoneria è nata per odio contro la Chiesa, per distruggere le divinità cristiane, ci sono riusciti. Per esempio dalla Costituzione europea hanno fatto sparire qualunque riferimento alle radici storiche cristiane dell'Europa. Da dove viene fuori l'Europa? Scusate, qua è il cristianesimo. Piaccia o non piaccia? Dopo uno può non essere cristiano ovviamente, ma non puoi girare per una strada senza vedere i segni di questa civiltà. Che poi loro abbiano la faccia tosta di prendere la cattedrale di Notre Dame a Parigi per farne un tempio massonico dell'uomo, per fare un esempio, o che il signor Bergoglio arrivi a proibire tutte le messe private a San Pietro e usi la facciata della Basilica di San Pietro come sfondo per uno spettacolo notturno di immagini, no, che esaltano la natura, gli animali feroci, i tigri, i leoni, i cannibali. Bene, questo è un altro discorso, però le radici storiche, torniamo al discorso di prima, c'è da molti anni un attacco alla verità, che è anche un attacco alla nostra identità, e questo attacco parte dalla tradizione. Quando si distrugge la tradizione, si distrugge il senso di appartenenza, il senso di identità. Io so chi sono nella misura in cui mi riconosco nella mia storia, nei miei antenati, nei miei genitori, nei miei nonni, nell'educazione che mi hanno dato, nei valori che mi hanno insegnato la maestra, il prete, no? Quelli di una volta. Se non ho radici, non ho identità, e un po' alla volta si arriva a dubitare anche, ma io chi sono, anzi chi voglio essere, maschio o femmina? Boh, queste sono schemi rigidi del passato, no? Adesso in nome di una identità fluida va bene tutto. E guardate che ci siamo arrivati, perché un ragazzo che si deve iscrivere all'università adesso può scegliere tante sorelle, indicare maschio, femmina o qualsiasi altra cosa, o anche lasciare la casa in bianco, assurdo, cioè si riserva di decidere il corso d'opera. Quindi sono, pensa quanti diritti che abbiamo, ci hanno tolto soltanto il diritto di uscire di casa, di portare i bambini a fare due passi, di fare una passeggiata all'aperto, di andare nel negozio a parlare noi insieme come hanno sempre fatto, ci hanno tolto il diritto di entrare in un bar, di sederci in un ristorante, di salire su un treno, ci hanno tolto tutto, il lavoro, lo stipendio, però ci hanno lasciato il diritto di cambiare sesso o, senza cambiarlo, di dichiarare soggettivamente che il proprio orientamento sessuale è diverso da quello biologico, da quello che risulta biologicamente tale. Caspita, a proposito di pensare il culo, no? Il popolo sovrano, ne abbiamo fatti di progressi, eh? Dal 1789 in poi, con i diritti dell'uomo e del cittadino, che bello, siamo davvero fortunati. Allora, questo è il quadro. Stavo dicendo, se noi non vogliamo né piangerci addosso, né autoconsolarci con qualche bella favola che però non ci porta lontano, dobbiamo guardare le cose per come sono e capire che il primo lavoro da fare è un lavoro di consapevolezza. E innanzitutto una consapevolezza spirituale, perché se sotto attacco è la nostra anima, questi signori ci vogliono rubare l'anima. Provate a pensare, vogliono i nostri soldi? No, hanno già tutti i soldi del mondo, col debito pubblico, col fatto che controllano le banche centrali, loro tra l'altro il denaro lo possono stampare, il denaro virtuale, come hanno sempre fatto. Esatto. Non è un problema di soldi, non hanno bisogno dei nostri soldi, semmai hanno bisogno di toglierci i nostri soldi, perlomeno in contante, perché così ci pigliano per il collo, no? Ci ricattano, perché se tu
sei costretto a vivere con il reddito di cittadinanza, se non fai il bravo bambino vedi il Canada, dove hanno bloccato i conti dei camionisti che hanno protestato, che hanno manifestato. E state tranquilli che il Canada non è tanto lontano, è il modello dei nostri signori della sinistra nostra, è il modello degli ucraini di speranza. Quindi state sicuri che ci arriveremo. Del resto sappiamo come la pensano loro, vedi Bibbiano, i figli non sono della famiglia, non sono dei genitori, dello Stato, è lo Stato che ha diritto di, no? Addirittura al punto da togliere la patria potestà a dei genitori che recalcitrano di fronte alle prepotenze sanitarie del regime, di fronte al marchio del regime totalitario in cui siamo piombati, no? Con l'acquiescenza del 90% della popolazione delle categorie professionali. Prima ho parlato dei medici, perché effettivamente sono quelli che, il cui tradimento è stato più scioccante, no? Più evidente, ma covava da tempo. E ciò però per difendere i loro diritti e il loro posto, no, niente. Oppure la magistratura, no? Tutti questi costituzionalisti, tutti questi giudici, togati, i membri del Consiglio di Stato, ma nessuno si accorge che hanno fatto polpette della Costituzione? No, evidentemente no. Anzi, va bene così. Stavo dicendo, però, noi dobbiamo capire che tutte queste cose sono partite da molto lontano, perché noi da molti anni abbiamo abdicato al nostro senso di responsabilità. Abbiamo delegato ad altri, la nostra salute, abbiamo delegato ai medici, no? I medici della sanità pubblica. L'istruzione nostra dei nostri figli l'abbiamo delegata alla scuola pubblica, senza renderci conto che stava diventando una scuola di indottrinamento e di incretinimento. Lasciatemelo dire, c'è stato dentro l'incredimento totale, proprio un ragazzo intelligente alla fine dei 5 anni di liceo è un perfetto cretino, perché lo hanno fatto diventare tale, e all'università peggio ancora, gli danno la laurea in asineria. Questa è la norma, questo è lo standard. Poi ci siano nonostante tutto dei ragazzi bravi e intelligenti, ma come dire, devono andare controcorrente e vengono anche tartassati, non vengono riconosciuti, vengono castigati, c'è una meritocrazia al contrario, una selezione al contrario. Cioè, i peggiori, i più conformisti, i più banali, i più pigri anche, diciamo la verità, i più sbagliati, quelli sono premiati. Quelli, chi si permette di pensare con la sua testa, invece, gli rompono la scatola. Tutto questo, stavo dicendo, ha avuto inizio molti anni fa. Dobbiamo fare una mea culpa, siamo un po' tutti, idem per la Chiesa Cattolica, ma com'è che in 60 anni non ci siamo accorti, no? Solo adesso con Bergoglio, che ne dice una bestemmia al giorno, un'eresia al giorno, no, bisognava capirlo un po' prima. Infatti mi fanno ridere, scusate, a muso duro, mettiamo le carte in tavola. Quelli che dicono, ah sì, ma Bergoglio, ma il mio Papa è benedetto. Contento tu. Ma io penso che tra Bergoglio e tutti i papi del Concilio del Post-Concilio, no? C'è una differenza, come dire, di buon gusto, di intensità, di gradualità, ma non di sostanza. Non di sostanza, perché nei documenti del Vaticano II, in particolare la nostra etate, in particolare la Dignitatis Humanae, nostra etate, per l'ecumenismo e il falso dialogo con le false religioni, scusate questo linguaggio, ma è il linguaggio vero, cattolico. Il cattolico non dice che vanno tutte bene, sono tutte belle e buone, dice le false religioni. Lo so, è, come dire, siccome non siamo più abituati né al linguaggio né ai concetti sottesi a questo linguaggio, gulp, no, la gente si scandalizza. Perché io capisco che, come dire, noi siamo stati talmente disabituati a pensare con la nostra testa. È il discorso del relativismo, è il discorso della verità. Ma quante verità ci sono, scusate? Ce ne sono 2, 10, 20, 30. Se sì, allora hanno ragione questi fautori del dialogo e dell'ecumenismo a oltranza, no? E viva Lutero, facciamo il francobollo per i 500 anni di quella bella cosa che è stata, infatti Lutero è stato il primo moderno. La modernità comincia con Lutero, è vero. E qual è il piatto forte di Lutero? La negazione del libero arbitrio, il servo arbitrio. Ora, faccio notare che se l'uomo non ha libero arbitrio, beh, intanto la religione diventa qualcosa di assurdo, perché evidentemente non è in grado di scegliere tra il bene e il male, quindi non ha né merito per il bene né colpa per il male che compie, primo. Ma più in generale, se l'uomo non ha libero arbitrio, non è neanche più responsabile di tutte le sue azioni, di tutte le sue decisioni. Quindi è un povero
idiota, no? È un povero infelice, come lo descrivono, allora hanno ragione i Sartre, i Joyce, i Pirandello, gli Svevo, no? Hanno ragione a fare questo quadro nero di Camus, questo quadro cupo, angosciante, disperante dell'uomo che è una creatura confusa, smarrita, che vive a caso, viene dal caso e va verso il nulla. Se invece la verità esiste, allora la verità è una, mi dispiace la verità, mi dispiace per gli altri, ma la verità è una. Io rispetto le persone degli altri, ma se tu appartieni a una idea, in questo caso una religione, sbagliata, falsa, io non posso dialogare con un'idea falsa, sbagliata, punto, punto. Questo ci sembra, come dire, sgradevole, no? E quasi insopportabile, perché ci hanno incretiniti con il discorso della tolleranza, che è un cavallo di Troia. Tolleranza verso le persone, sì, ma tolleranza verso le cose sbagliate. Guardate dove si sta portando adesso. Tolleranza verso tutte le aberrazioni, tra poco anche la pedofilia. Sta di fatto che la dottoressa De Mari è sotto processo, come sapete. Sotto processo perché ha osato dire che quel Mario Mieli, no, a cui hanno dedicato anche un circolo culturale, cioè quel signore che diceva noi sì, noi checchi rivoluzionari abbiamo il diritto di portarci a letto i vostri bambini, diceva una cosa che non sta bene. Ed è lei sotto processo, non loro esaltano questa figura qui. Quindi in questo mondo rovesciato noi pensiamo che la tolleranza è lasciare tutti liberi di fare e di dire qualsiasi cosa. No, mi dispiace. È proprio questa la ragione della nostra decadenza, una delle ragioni della nostra decadenza, della nostra umiliazione. Siamo stati troppo transigenti, siamo stati troppo accomodanti davanti all'errore, alla menzogna, alle deviazioni, alle cose sbagliate, ai comportamenti sbagliati, proibito proibire, tutta la pacottiglia che viene dal 68, proibito proibire, allora il genitore moderno emancipato è quello che non proibisce niente ai figli. Il matrimonio moderno è quello dove marito e moglie si permettono la cornificazione reciproca in nome della libertà, in nome della responsabilità. Guardate dove va a finire il senso di rispetto per l'altro quando ci si mette sulla via del relativismo. Io rispetto l'altro quando lo aiuto a essere se stesso, e essere se stessi non vuol dire essere quello che soggettivamente pare a me, vuol dire essere quello che siamo chiamati ad essere. Torniamo ad Aristotele, torniamo a San Tommaso, cioè l'uomo è chiamato in nome proprio del libero arbitrio, quindi aveva torto marcio il signor Lutero, se non altro per questo, in nome del libero arbitrio l'uomo è chiamato a essere ciò che deve essere. E qual è la caratteristica fondamentale dell'uomo? Il pensiero. Quindi il pensiero gli è dato perché lo usi. E a cosa gli serve? Che cosa deve capire? Che cosa deve comprendere? Devono comprendere, in ultima analisi, perché siamo qui. Qual è il senso del nostro essere nel mondo? Perché questa cosa, no, di trastullarci con il senso del nichilismo, dell'impotenza, e la vita è una prigione infernale, e la nausea che ci danno gli altri, non se ne può più di questa melma, no, che la cultura moderna, il romanzo moderno, il cinema moderno ci vomitano addosso da decenni. Qual è la facoltà più perfetta? Una cosa è buona quando è perfetta, no? Cioè quando ha realizzato al meglio le sue possibilità. Qual è la possibilità suprema dell'uomo? L'uso retto della ragione. E a che cosa serve? Non è fine a se stessa, serve a vivere degnamente. Come si vive degnamente? Quando si diventa ciò che si deve diventare, nel riconoscimento della verità. Se non riconosci la verità, come fai a costruire la tua persona, il tuo destino, fedelmente all'essere che tu sei? No? Perché noi, in quanto uomini, l'animale è quello che è perché lo guida l'istinto. Un cavallo, una mucca, una tigre, sono quello che sono perché sono fatti così. Invece l'uomo ha una possibilità straordinaria. Può diventare simile a un angelo o può diventare un demonio. Qui torniamo al discorso dei demoni. Torniamo al discorso dei demoni. Io penso che gente come Trudeau siano veramente dei demoni. Cioè dentro la loro anima ormai c'è soltanto il male. C'è soltanto il male. Quindi questi hanno veramente ceduto, e li faccio quello che scrivevo 15 anni fa, io penso che dietro queste persone
ci siano veramente le forze del male. Qui il credente sa che il diavolo non va in vacanza, sa che il diavolo è sempre in allerta e ha capito, perché in gran parte è opera sua, che la cultura moderna stava creando pian pianino le condizioni perfette per fare il colpaccio, e adesso sta facendo il colpaccio. Cioè sta riuscendo a pervertire completamente il senso del vero, il senso del bello e il senso del bene. Perché quando una persona arriva a dire io rispetto gli altri se sono vaccinati, se no non li rispetto, e 20 stasi di ammali, quando un genitore arriva a dire a suo padre non ti porto mio figlio, non ti porto il nipotino perché tu non sei vaccinato, quindi non te lo faccio vedere, e queste cose succedono anche tra fratelli o tra marito e moglie, quando si arriva a questa perversione, quando un commerciante dice no, io non ti servo per rispetto, tu che non sei inoculato, per rispetto a quelli che si sono inoculati, quando c'è un tale capovolgimento, una tale perversione del vero, del bene e del bello, vuol dire che il diavolo ha lavorato bene da molto tempo e si è servito di persone, no? Come quelle che abbiamo nominato, o anche nel loro piccolo come altre persone, no? Grigi funzionari, no? Che fanno il loro dovere, tra virgolette dovere, in realtà stanno collaborando a costruire questo mondo diabolico in cui siamo immersi come in un incubo. Ebbene, a quel punto noi dobbiamo capire che la posta in gioco è la nostra anima immortale. Quindi è una posta altissima. Stavo dicendo, non vogliono i nostri soldi, non vogliono il nostro lavoro, non interessa. Anzi, stanno cercando di farcelo perdere, stanno cercando di distruggere quello che resta dei ceti medi proprio per avere tutti sotto controllo, quando tutti dovranno vivere della carità, del reddito di cittadinanza, ma se fai cattivo ti blocchiamo i conti, no? Oggi in Canada, domani lo faranno in Italia e altrove. Cosa vogliono veramente? Il potere ce l'hanno già, provate a pensare, ce l'hanno già. Cioè, controllano tutti i governi del mondo, prima vi ho fatto l'elenco, sono tutti membri della grande massoneria, anche più di una, no? Speranza, della società fabiana, vi ho fatto l'elenco, tutti i capi di Stato, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Canada, Australia, sono tutti del forum internazionale di Klaus Schwab, che è il grande regista in questo momento, no? in questa operazione, sono tutti agenti delle multinazionali del farmaco. Quindi perché lo stanno facendo? Guardate che è una bella domanda. Il potere ce l'avevano già, di fatto ce l'avevano già da almeno 70 anni, almeno, totale, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Avevano già il controllo. Naturalmente finora erano stati così astuti da tenersi nell'ombra. Chi li ha mai visti in faccia? Quelli che noi vediamo, quelli che si studiano a scuola, sono i capi di Stato e di Governo. Quindi noi ancora andiamo avanti con queste categorie completamente sorpassate, no? Per cui pensiamo che Hitler, Stalin, Roosevelt, no? I capi di Stato, ma da almeno 70 anni, almeno in realtà da più ancora, non contano nulla, perché il vero potere è definitivamente passato nelle mani dei signori della grande finanza, no? Che sono massoni di altissimo grado, cioè satanisti, perché la massoneria di alto grado è satanismo, per giunta sono quasi tutti di una certa provenienza, quindi hanno le idee talmudiche, no? di una prossima venuta di un messia, tra virgolette, inteso però in senso politico, no? Che darà loro il potere totale sul resto dell'umanità, e l'umanità sarà il loro gregge di schiavi. Allora, di fatto, loro questo potere ce l'avevano già, controllavano già le finanze indirettamente, le finanze di tutti gli stati del mondo, attraverso il debito. Quindi la domanda è, ma se avevano già tutto, se possono stampare tutto il denaro che vogliono, perché stanno facendo quello? Per rubarci l'anima. Perché questi, che ormai non sono quasi più umani, praticamente non sono più umani, vivono di energia negativa, quindi hanno bisogno, non soltanto per sottometterci meglio, in maniera permanente, ma proprio per succhiare da noi, come dei vampiri psichici, le nostre energie generate da sentimenti negativi, ansia, paura, angoscia, tristezza. Loro devono tenerci in questa cappa di ansia, angoscia, paura e tristezza, perché energeticamente loro si nutrono di questa roba qui, è il principio della messa nera, no?
perché sacrificano un essere umano, preferibilmente un bambino o una giovane ragazza, meglio se vergine, ormai è difficile trovarla, no? Ma tradizionalmente la messa nera ha questo tipo di significato, si offre al diavolo una creatura facendola soffrire, torturando la morte e poi uccidendola. Perché c'è un'appropriazione di energie potenzialmente buone che diventano negative perché sono filtrate dalla paura, dal terrore, dall'angoscia di morte, e questa è l'offerta gradita al diavolo. Quindi adesso il pericolo è che ci venga rubato questa cosa qui. Quando le persone cominciano, e ormai sta già avvenendo, a comportarsi come se fosse normale che alcuni milioni di concittadini siano discriminati, umiliati, vilipesi, calunniati quotidianamente, nessuno si erge a difenderli, nessuno di quelli insomma, che sono nelle istituzioni, nessuno di quelli che contano, vuol dire che noi l'anima la stiamo già perdendo. Stiamo perdendo il senso del bene, stiamo perdendo anche la nostra anima, le due cose sono collegate. Cioè stiamo diventando insensibilmente strumenti del demonio. Qui arriviamo al discorso della Cina. Non voglio colpevolizzare quelli che in buona fede o perché costretti, no? Probabilmente hanno già dei sensi di colpa molto forti, specialmente se hanno anche fatto vaccinare i loro figli, magari cedendo le loro esistenze. Perché un ragazzino di 15 anni che non può più fare sport, non può più vedere nessuno, non può più fare una vita normale, è chiaro, no? Che insiste presso il papà e la mamma finché non cedono, no? Ma come tutti i miei compagni, perché solo io no? E mi metto nei panni di questi genitori, no? Anche se, ripeto, il male parte da lontano, perché se noi avessimo saputo costruire un rapporto diverso con i giovani, qui torniamo al proibito proibire di prima, cioè dei genitori che hanno saputo dare i valori giusti ai loro figli andando quotidianamente controcorrente, non si tratta adesso, improvvisamente, di dire al ragazzino no, tu non puoi più fare nulla di quello che facevi prima, no, non puoi più stare con i tuoi compagni a fare sport, a vederti con loro, andare a mangiare una pizza, ma bisognava averli abituati per tempo a non essere schiavi dei riti, dei miti, del consumismo, a fare a pappagallo quello che fanno gli altri. Allora la tua compagna va a scuola con l'ombelico fuori, allora anche tu devi fare la stessa cosa, il tuo compagno si fa di marijuana, si fa di qualcos'altro, anche di più pesante, allora anche lui, anche mio figlio deve pure fare le sue esperienze. Ci siamo stati genitori permissivi, no? Stupidamente tolleranti verso le cose sbagliate, se noi stessi abbiamo dato l'esempio della inconsistenza morale, intellettuale, perché abbiamo fatto vedere che per noi l'automobile era più importante di qualsiasi altra cosa, o il telefonino ultima generazione, se non abbiamo saputo costruire un dialogo con i figli e soprattutto costruirci una credibilità, per cui i nostri figli abbiano un po' di rispetto e un po' di fiducia in noi, no? Perché questo avrebbe dovuto fare, per cui adesso sarebbe stato meno difficile far capire, perché un figlio che stima e rispetta i suoi genitori, un figlio che sa che i suoi genitori vogliono veramente il suo bene, e quindi se gli dicono di fare una cosa o di non fare una cosa, sanno che non è un capriccio, non è una testardaggine assurda dei suoi genitori, ma è un invito che loro gli fanno per il suo bene, tutto sarebbe stato... Vedete com'è stato facile ricattarci? Allora, i ragazzini ricatti perché non possono andare a dare i quattro calci al pallone, e i giovani ricatti perché altrimenti non possono andare all'università, non possono studiare, non possono... quelli un po' più grandi perché sennò perdono un posto di lavoro. Alcune di queste motivazioni sono anche motivazioni serie, il posto di lavoro non è uno scherzo, c'è gente che se non va a lavorare effettivamente cosa fa? Quindi bisognerebbe avere il coraggio di reinventarsi tutta la propria vita, perché non è scritto da nessuna parte che il nostro destino, no, è quello di fare lo stesso lavoro, però ci siamo abituati così, specialmente gli statali, ci siamo abituati così, per cui, oddio, non vorrei farmelo, però me lo fanno, mi costringono. Ma che discorsi sono? Ma stiamo parlando del tuo bene, della tua salute, del tuo futuro. Se poi sarai un malato cronico, o peggio, sono cazzi tuoi, anzi, sono cazzi dei tuoi familiari che ti dovranno assistere, eh? Quindi questa deresponsabilizzazione progressiva che parte da lontano, vedete com'è stato facile? Alla fine, quando siamo arrivati al dunque, pochissimi hanno avuto la integrità, la lucidità, no? Il sangue freddo e la maturità di dire no, questa cosa no, anche se la facessero tutti, io non la faccio. Non è ostinazione, non è questa ragione.
ci sono 100 ragioni, no? Una delle quali è tutta questa insistenza, tutta questa prepotenza. Ma possibile che improvvisamente questi stessi governanti, che si sono sempre sbattuti del cittadino comune, diciamo la verità, perché i diritti sono tutti per chi viola le regole, sono tutti per i falsi profughi, sono tutti per i clandestini che ne fanno di tutti i colori, sono per quelli che creano problemi. Cioè, in una scuola, se c'è un ragazzino caratteriale che tormenta i compagni, che fa venire l'esaurimento nervoso agli insegnanti, quello ha tutti i diritti. Il diritto allo studio sereno dei suoi compagni non conta nulla, perché in Italia c'è questa, come nella Chiesa Cattolica, no? Questa inversione buonista. Ricordo che il buonismo non è una forma eccessiva di bene, il buonismo è male. Perché il buonismo è negare che esiste il male, non volerlo vedere. Chi non vuole vedere il male è collaboratore, che lo sappia o che non lo sappia, del male, perché il male c'è. E chi ne dica quel uomo di Rousseau, non è vero che l'uomo è naturalmente buono, è una balla colossale. Se si parte da quell'idea lì, si arriva all'incubo del nuovo ordine mondiale. Infatti quasi tutti si rifanno, questi signori si rifanno a quel tipo di ideologia. No, non è così. Non è naturalmente buono, basta salvare i bambini. I bambini, non so, quando nasce il fratellino o la sorellina, insomma, se potessero, sforzerebbero il nuovo arrivato, diciamo la verità. Il che non vuol dire che l'uomo è cattivo, non sappiamo l'estremo opposto. Non sappiamo l'estremo opposto, no? C'è il discorso cristiano della caduta, no? C'è il discorso di una tendenza al male, che ancora non è il male, però è una tendenza, no? Una tendenza atavica, una tendenza che non può essere controbilanciata in termini puramente umani. Ecco perché il credente sa che solo la preghiera e la grazia gli danno gli strumenti per opporsi veramente al male. Se io mi baso sulle mie forze, cadrò. Se io mi vanto di essere forte, di essere incorruttibile, di essere coraggioso, di non aver paura di niente, di non piegarmi davanti a nessuno, umanamente, orgogliosamente, mi fondo su me stesso, cadrò. Perché tutti alla fine siamo fatti di argilla. E tutti siamo peccatori, quindi senza l'aiuto che viene dall'alto non ne veniamo fuori, punto. Grande. Ma chi sa questo sa anche che grande, proprio dall'alto grande, possono venire delle grande risorse impensate. Ecco perché ho cominciato dicendo che umanamente parlando non c'è speranza, ma umanamente però. Cioè, noi vediamo, no, anche nella storia di questi ultimi 2000 anni, da quando Gesù Cristo è venuto sulla terra, che più volte quello che sembrava impossibile è successo, e cioè che il bene, anche se era ridotto apparentemente ai minimi termini, alla fine è riuscito a prevalere sul male, anche perché, e concludo, noi sappiamo che, come dire, il bene si autogenera continuamente, il bene si autogenera, quindi amare, voler bene davvero però, che non vuol dire fai quello che vuoi, quello non è voler bene. Non è voler bene. Voler bene è volere il bene oggettivo, è quello che sono la verità, il bene oggettivo dell'altro. Non di fare il mio amico che è drogato, sì sì, ti voglio bene, ti lascio fare. Col cavolo! A sberlo devi prendere il tuo amico, perché sta sbagliando, ci sta distruggendo. Invece il male non ha questa capacità, no? Il male è distruttivo, è distruzione dello stato puro. Il male è come un incendio che brucia tutto, e quando ha bruciato tutto non può autoalimentare. Ecco perché questi mostri hanno bisogno della nostra energia. Loro non la sanno produrre, perché il male non ha energia spirituale sua, la deve rubare agli altri. Quindi concludo con questo invito. Noi non dobbiamo diventare come loro, non dobbiamo odiare come odiano loro. Loro vorrebbero renderci simili a sé. E umanamente, dopo 2 anni di questo incubo, uno che ha perso il lavoro, ha perso gli amici, ha perso tutto praticamente, forse anche la moglie o il marito, cioè conosco situazioni di questo tipo, i figli che non lo possono più vedere, i genitori che non vogliono più che si presenti, no? Perché non mi sei inoculato. La reazione più umana sarebbe di odiare. No, non bisogna farlo. Se non altro per voler bene a se stessi. Perché nel momento in cui noi facciamo quello che fanno loro, cioè cominciamo a vivere di odio e di rancore, noi siamo già sulla via della sconfitta, cioè diventeremo come loro, simili a loro, anche se a parole diciamo cose opposte, no? Tipo gli opposti estremismi, ma alla fine che differenza c'è tra un fanatico nazista e un fanatico staliniano? Capite? È lo stesso tipo umano. Ecco perché le ricette politiche di per sé non risolvono un bel nulla, perché se non c'è una rivoluzione interiore, l'unica forza che parla
seriamente di questo, a mio parere, è il cristianesimo, è la conversione interiore. Ma se l'uomo vecchio non muore, l'uomo egoista, l'uomo che vuole sempre, dice sempre io, l'uomo che teme e che spera sempre in funzione di se stesso, del suo piccolo, meschino io, non del suo vero sé, non della sua vera essenza, no? Che è spirituale, che guarda verso l'alto. Quindi noi, quando abbiamo deciso il legame con l'alto, cioè con Dio, abbiamo ammazzato l'onda, abbiamo fatto un povero storpio, abbiamo fatto un disgraziato, un gobbetto che va cieco, che va a tentoni, va a sbattere da tutte le parti. Quindi questo noi dobbiamo fare. E su questo terreno loro hanno paura di noi, hanno paura di noi. Loro non hanno quella forza interiore, ma credete che se fossero messi nelle condizioni in cui hanno messo milioni di voi, di noi, no? Cioè senza il lavoro, senza lo stipendio, guardati male, no? Evitati, cioè nel bar dove andavano da una vita, no, non possono più andarci, hanno perso quindi anche quel momento di legittimo svago, di legittima distrazione. Credete che Draghi, Speranza, Trudeau, Biden, grande, si ucciderebbero dopo una settimana? Non hanno la forza morale, non hanno le palle, non hanno la struttura, non hanno la fierezza, non hanno la dignità, non hanno l'anima. Questi sono capaci soltanto di fare i gradassi, perché in questo momento storico, cioè la domanda che ci dobbiamo fare è: com'è possibile che una ventina di persone, perché guardate che non sono di più alla fine, quelli che contano alla fine sono una ventina di persone, tengono sotto scacco 7 miliardi e passa? Sì. Come è possibile? Questa è la domanda che dobbiamo farci. L'unica risposta ragionevole è questa, perché sono 7 miliardi, siamo 7 miliardi di rincoglioniti, di spiriti, di servi, di cattabili, di deboli, di ignavi, di gente che vuole tirare a campare, che non prende posizione. Ma tanto io ho il Green Pass, tanto io l'ho avuto, quindi mi hanno dato il Green Pass, no? Oppure non ci credo, però l'ho fatto, e quindi la cosa non mi tocca. Ecco, questi che Sciascia chiamava qua altro, per esempio l'antropologia nel giorno della civiltà, lui dice: ci sono quattro tipi di uomini: gli uomini veri, i mezzi uomini, gli uomini chi, e qua. Ecco, quanti qua ci sono in giro, no? Magari anche sui pulpiti più alti, e ci ritrovano gli vecchi, no? I Bergoglio, tutti questi, i Galimberti, ma ci vengono il nulla fritto. Dobbiamo smetterla di avere un atteggiamento di qualcuno si è risentito, no? In qualche conferenza, in qualche mio intervento, perché ho parlato male di Hegel, ho parlato male di Freud. Basta con questi idoli, questi fetici balordi della modernità. Sono i cattivi maestri che ci hanno portato sulla strada sbagliata. E quindi concludo dicendo: io non voglio fare un discorso politico, a me interessa il discorso spirituale e culturale, però, come dire, non è che disapprovi il fatto che si faccia anche in prospettiva un lavoro politico, però bisogna mettersi d'accordo su una cosa. A mio parere, non si può versare il vino nuovo in altri vecchi. Cioè, se tu mi vieni a parlare di Hegel e di Marx, vattene per la tua strada, io non ci credo, cioè non credo che con questa ricetta, che è parte del nostro problema, è parte di ciò che ci ha portati in questa situazione umiliante, vergognosa e dolorosa, adesso voi vi presentate come quelli che ci offrono la soluzione. No, non ci non credo, esiste. Vi abbiamo visti alla prova, avete avuto tempo, un secolo e mezzo, due secoli. Dunque, queste ricette fallimentari della modernità, la psicanalisi, il marxismo, il legalismo e tutte le sue declinazioni, sono parte del problema. Quindi voi non avete credibilità se venite qua a dirci che in nome di questi falsi maestri noi possiamo ritrovare la bussola. No, non ci credo. Scusate, mi fermo qui, non vorrei prendere troppo spazio. Grande uomo, grande. Ho visto alcuni video, ho letto alcuni articoli, per raccontarmi questa sua esperienza. Durante un esorcismo prolungato nel tempo, che non è ancora finito, non il demonio, ma un'anima dannata che si è insediata nel corpo di una persona che deve essere liberata, gli aveva fatto questa ammissione, no? E cioè che questo siero genico è una cosa del diavolo e che farselo inoculare corrisponde a un patto, è l'equivalente di un patto col diavolo, lo stesso significato di un patto col diavolo, cioè significa cedergli la propria anima.
Questo, lui non ci credeva, quindi ha insistito con le domande. Per esempio, gli ha fatto questa obiezione: ma poveretti, se non lo sanno, e questa anima dannata, insediata in questo corpo, quindi che parlava con una voce diversa, gli ha risposto: sì, ma non vogliono ascoltare. Come dire, che non è vero che non sanno, è che non sanno il discorso di prima. Se noi non vogliamo vedere, non vogliamo sentire, non vogliamo capire, è diverso da non sapere davvero, no? È un non voler sapere. Questo stesso sacerdote poi mi ha ritelefonato per condividere con me i suoi dubbi, i suoi scrupoli, no? Perché era ancora turbato da questo pensiero, sapendo che tantissime persone, a quanto pare la maggioranza, insomma, no? Si sono fatte inoculare e diceva: ma adesso come la mettiamo? Come si fa? Bisogna dare una parola di speranza a queste persone, no? Tanto voleva sapere, perché io avevo definito questa cosa qui il controbattesimo satanico, l'inoculazione, l'avevo definita. Gli ho risposto: la definizione non è mia, è di Monsignore Viganò, contro il battesimo satanico. E sono stato d'accordo con lui sul fatto che queste persone non devono essere considerate per tutte, specialmente se hanno capito. Allora, deve essere possibile, perché effettivamente la misericordia di Dio è infinita, no? Se c'è il pentimento, allora lasciamo stare le conseguenze sul piano fisico, medico, immunologico, perché lì non avrei neanche titoli per parlare, quindi non saprei cosa dire. Voglio sperare che comunque anche su quel piano si possa fare qualche cosa, no? Sia possibile, come dire, almeno cercare di evitare gli effetti peggiori. Sul piano spirituale, lui faceva questa similitudine, non so se avete presente, nell'Antico Testamento c'è l'episodio del serpente di bronzo. Gli ebrei, in fuga dall'Egitto, nel deserto, erano stati attaccati da una quantità di serpenti velenosi, no? E molti morivano. Allora Mosè fece alzare nel deserto un serpente di bronzo e disse: tutti quelli che guarderanno questo serpente saranno salvi, verranno morsi ma non moriranno. Allora lui immaginava una cosa simile. Qui però naturalmente c'è la misericordia di Dio e eventualmente qualche bravo sacerdote, primo nominato Monsignor Viganò, no? Francamente, come dire, di quelli che hanno un'autorevolezza ormai di tipo mondiale, mi viene in mente solo lui. Quindi io condivido, per quello che vale il mio parere di laico, no? Lui è un sacerdote, è un consacrato, condivido l'idea che queste persone, anche se hanno firmato un patto col demonio, che è una cosa terribile, però non sono del tutto perdute. Se hanno avuto una resipiscenza, se hanno compreso e hanno orrore, no? di quello che è successo e che solo in parte o addirittura quasi per niente erano consapevoli di quello che stavano facendo, quindi qui dobbiamo immaginare che effettivamente la misericordia di Dio farà capire queste persone, perché Dio è anche giustizia. Allora, se voi ricordate l'episodio di Sodoma e Gomorra, per esempio, Dio ha mandato gli angeli a verificare, non vi è giunto all'orecchio che gli abitanti di queste città si sono macchiate di un peccato molto grave, voglio vedere. E durante la strada, no, c'è questo bellissimo dialogo, no? Da una parte c'è Abramo, se ricordo bene, sì, o Lot, è Lot, che gli dice: ma se tu trovassi, il Signore trovasse 100 giusti in questa città, per amore di questi giusti, questi 100 non la distruggerei. Ma se fossero 50, per amore di quei 50 non la distruggerò. Ma se fossero 10, cioè c'è un continuo duello, diciamo, no? Tra il tentativo, no? di salvare la città in nome di quei pochi giusti che possono esserci, e quindi Gesù, mi pare che arriva, Dio, scusate, per bocca dell'angelo, arriva fino a 5, mi pare, no? Ma non c'erano nemmeno quei 5, e quindi Sodoma fu distrutta. Che ne dica Monsignor Galantino, che in una delle sue false catechesi ha detto dei giovani che Dio ha avuto misericordia? Ma dove? Perché si inventano anche la Bibbia, si inventano il Padre Nostro, si inventano la Bibbia, si inventano la dottrina, la morale, no, quello che era uno dei quattro peccati capitali, e cioè il peccato contro la natura, il vizio impuro contro la natura, è diventato una cosa assolutamente normale, legittima. Tra l'altro, ecco il discorso dell'amore. So di persone che sono andate per avere un consiglio spirituale, no, trovandosi in questa situazione, e sono state mandate via dal sacerdote con frasi di questo tipo: ma no, non preoccuparti, Dio ti ama così, va bene. E questi qua non sono tornati a casa rasserenati, non sono tornati a casa pacificati, perché una persona è pacificata quando si sente dire la verità, non quando si sente dire le cose più comode e più
piacevoli, no? Che carezzano gli orecchi. Anche se è una verità scomoda, però, come dire, soltanto dalla verità può venire la pace interiore. Grande. Perché se uno non capisce che il problema che stiamo vivendo in essenza di questo è una guerra tra il bene e il male, non ha capito, se si basa sul discorso della politica e il discorso materiale, non ha capito niente e non riuscirà a superare questo. Finalmente qualcuno che ha parlato di quel problema reale e dell'essenza del problema che stiamo vivendo. Grazie, sei un grande uomo.